Silvia Scola, qui ci abbiamo il Fulvio Ottaviano, regista di questo esordio veramente toccante per diverse ragioni. Una perché appunto, pensavo fosse un film comico. Sì, no, toccante perché intanto sì, infatti fa molto ridere, abbiamo anche molto riso. Però perché appunto sono passati diversi anni e la situazione economico, sociale, generazionale, possibilmente è andata peggiorando. All'epoca sì, appunto c'era più disoccupazione che precariato, oggi più precariato, tu hai citato anche Clerks, si intravede il manifesto dei commessi. E allora era appunto una situazione che sembrava che si sarebbe superata. Questo film fu infatti importante anche per quello, perché comunque così raccontava la situazione del disagio giovanile, della disoccupazione attraverso la commedia, era molto, molto attuale e quindi no, toccante un po' per questo, perché poi quando uno vede le cose in prospettiva appunto si pensava che le cose cambiassero, infatti per esempio da un punto di vista, come dire, di sviluppo industriale sembrano passati decenni, cioè decenni sono passati insomma proprio. Sì, si andava dall'amico che aveva il computer. Che aveva il computer, che era un malmadrone. E invece poi da un punto di vista proprio invece delle possibilità di futuro, anzi questo tuo finale così ottimistico non solo per l'occupazione ma anche poi per il pianeta, insomma questo carciofo che cresce in Kenya è commovente, invece appunto purtroppo poi si constata che niente, le cose sono andate peggiorando, questa è l'amarezza. In realtà no, invece un esordio molto felice e infatti no, volevo entrare poi nel tema dei percorsi chiedendo a Fulvio esattamente il percorso sia artistico che l'ha portato a questo esordio che personale invece. Una cosetta prima, è stato particolarmente toccante perché rivedere Piero Natoli è stato un momento, insomma, io erano tanti anni che non rivedevo il film, quindi c'è stato un momento di commozione in quell'istante, anche perché è una persona veramente splendida, come ci sono anche rivedere tutto il gruppo degli attori di questo film che hanno cominciato molti con questo film, insomma, Valerio Mastandrea appena cominciato, anche Daniele Lotti era giovanissimo, Michele La Ginestra, insomma è stato bello soprattutto per questo, vedere poi persone che hanno proseguito, si sono affermate e che vuol dire che comunque l'operazione oltre quello che ha dato al momento aveva individuato dei talenti e questa è la cosa che è la cosa più importante, anche più così, dà più soddisfazione un regista. E poi per quanto riguarda invece il percorso che ha portato a questo film nasce all'interno di una società di produzione indipendente, che è la Iter Film, che è composta da me e Laurentina Guidotti, che è qui presente, che si è sempre occupata della parte più produttiva, e Francesco Martinotti, altro regista, che è assente giustificato perché domani comincia a girare un film, quindi facciamo anche tanti auguri. O in bocca al lupo, come si dice. Questa produzione si è sempre mossa cercando di creare
progetti appunto indipendenti. Abbiamo lavorato quasi sempre su film a basso costo, cercando di creare dei prototipi. E questo è uno di questi prototipi, anche perché ormai, diciamo, è sempre più difficile. La cosa che anche mi spaventa invece pensando al presente, riguardando questo film, è vedere questo, un film come questo oggi, sarebbe ancora più difficile farlo di quanto non fu allora, perché questo è un film che è stato 6 mesi nelle sale a Roma ed era un film che non voleva nessuno. C'era un film che Non riuscivate a distribuire. non aveva distribuzione fino a un certo punto, ma neanche la produzione. Quindi, infatti, questo è un film che è stato realizzato con un articolo, il tanto famigerato articolo 28, che invece secondo noi è servito a moltissimi delle persone che volevano esordire o avevano delle idee, era uno dei modi per ottenere anche un piccolo finanziamento che comunque ti dava questa possibilità. E quando abbiamo completato il film, anche durante la produzione, anche lì c'era difficoltà, perché un film in bianco e nero, un film con attori sconosciuti, non c'è il cast, già si facevano questi discorsi tutti quanti, un film in bianco e nero non verrà acquistato dalle televisioni, e così via. E invece abbiamo deciso insieme di continuare su questa strada perché ci sembrava giusto che il film fosse quello che dovesse essere quando era nato come idea. E infatti allora abbiamo ragione su questo. A questo, dice Laurentina, è un film che ha ridato tutti i soldi dell'articolo 28 allo Stato. Questo, oltre, vabbè, i premi internazionali, vabbè, queste sono cose che riguardano poi i risultati, oltre a quelli di pubblico, sì, insomma, ha vinto diversi festivals, a me mi ha portato il Davide Donatello come migliore regista esordiente e così via. Senti, no, e invece il percorso umano, cioè artistico, quindi questo è più di organizzativo, invece quello che poi ti ha portato a concepire un film Ma, d'esordio di questo genere? come dire, umano, artistico. Come esordio, Perché tu nasci io scrittore. nasco, vengo dal teatro sperimentale, sono nato con quell'impronta e la continuo a mantenere. Per me, fare un film è sempre cercare di inventare, cioè un lavoro sul linguaggio, un lavoro sulla ricerca di nuovi talenti, non volersi omologare, insomma, a quello che ha avuto al momento successo, e che è un prezzo che si paga poi naturalmente perché i prototipi non sempre vengono bene, possono essere deboli, più deboli, possono No, avere invece in delle questo caso imperfezioni. In no, questo in caso, questo non sta a caso me era. dirlo, è un piccolo film, sicuramente, però ha avuto un riscontro. In altri casi hanno meno riscontro, però sono affezionato a tutti i film perché conservano questa matrice. E la matrice, per esempio, nel film successivo si parlava già alcuni anni, l'anno dopo, che era Abbiamo solo fatto l'amore, di un tema che ancora non era esploso, ma era quello delle coppie miste, cioè dell'arrivo di un italiano che nasceva di colore che non era il bianco. Quindi era una metafora anche di questo mondo in movimento, tutto sui treni, di pendolari, e la nascita di un bambino italiano nero, che poi questo allora sembrava una cosa avanti nei tempi, in realtà poi è diventato l'ultimo film, non l'ultimo perché l'ultimo sono 3 anni che ci sto lavorando, ancora deve vedere la luce. Il film ancora successivo è un film che parla, che è Una talpa al bioparco, è un film sull'antimilitarismo, è una favola ecologica. No, quindi Quindi il tema, l'impegno a. cercando di lavorare su una commedia che non si omologa alla commedia necessariamente italiana, e così cercare anche sempre di lavorare con attori giovani, attori che non trovano spazio sul mercato. Che ne abbiamo di tanti bravissimi, ma purtroppo non sempre riescono a trovare le porte giuste. Si aspettano me, però insomma, quando c'è la possibilità, sono convinto che sia giusto dare l'occasione e oltretutto provare anche a tentare di costruire delle commedie con diciamo, un linguaggio diverso.
queste cose. No, ma infatti appunto l'obiettivo, almeno questo esordio, l'ha centrato in pieno, perché tant'è vero che c'è stata anche una risposta, non che sia quella la misura, però c'è stata anche una risposta di pubblico, ai giovani è piaciuto moltissimo, quindi insomma, no, poi adesso sembra che appunto il finanziamento pubblico sia un'onta e lo Stato ha questa funzione di aiutare, incentivare la cultura e chi proprio, appunto, tu poi nel tuo piccolo con gli attori, chi non ha possibilità di farlo a livelli del privato, ma insomma è in realtà un pregio questo di appunto poter uscire fuori dei talenti piccoli, grandi, delle opere che comunque cioè in questo caso è eclatante, che è proprio accentrato il problema dell'epoca e in più neanche, Sì, al purtroppo siamo film. ancora là, ecco, insomma, sul il precariato è un problema. Anche l'ultimo film che ho fatto, che ha questo titolo che probabilmente ha sviato molti, La talpa al bioparco, che non ha avuto successo, un film che è stato poco nelle sale, è uscito secondo me anche quello con un anticipo rispetto al problema. Se fosse uscito fuori oggi, dopo Al Gore, e con un certo tipo di temi che sono, ah, sì, L'ambientalismo. sono al momento, insomma, sono sull'onda. Se ha una fortuna di un film è data anche è un po' magico, un po' strano delle volte, a meno che non sia un film programmato per il mercato, quindi che proprio viene studiato a tavolino, delle volte è sull'onda, delle volte no, al di là poi se può essere un film, parliamo di un film Certo, poi la riuscito, fortuna di un film riuscito, no, poi insomma, appunto dipende possono da anche fare troppe film brutti, non è che varianti sono tante, tante impazzite. varianti, sì. Certo. Però, insomma, tu sei soddisfatto comunque. Sì. Senti, ci vuoi dire due cose su quest'ultimo che invece non vede, cioè che è tutto uno sforzo personale, Ma quest'ultimo film? diciamo che l'ultimo film al quale sto lavorando ormai da quasi 3 anni è insieme a Stefano Soli, è un film parla, comincia di una catastrofe mondiale, Inventato nel è futuro. ambientato, no, al presente, in Ah. Italia, è un'Italia oggi ed è un po' una metafora sia dello sfascio della nostra società italiana e sia di quello che sta accadendo sul Al pianeta. pianeta. Il mio rammarico è che ho cominciato a lavorare a questo film 3 anni fa. L'altro ieri leggevo sul giornale che Dario Fo adesso sta lavorando sulla catastrofe annunciata, poi è uscito fuori appunto questo Quindi tema vuol dire che esploso, avevi cioè nel senso che ragione. come sempre in Italia siamo costretti ad arrivare in ritardo perché 3 anni di lavoro vuol dire che trovare finanziamenti per questo film è stato impossibile, l'ho dovuto autoprodurre. Quindi autoprodurre a pezzetti. Riuscendo a girare un pezzetto una volta, un pezzetto l'altra, e ancora non ho finito, quindi chiaramente di lavorare su questo è un massacro, però insomma il Quindi hai nostro lavoro coinvolto continua, sì, ho anche coinvolto persone, amici che hanno amiche lavorato, tutti seri professionisti, tutta gente, di non qualità. bambini, insomma tutti grandi professionisti, anzi, che hanno aderito a questa iniziativa e stanno lavorando. I primi 15 minuti che abbiamo girato li avevano presi in concorso al Festival di Venezia come cortometraggio, dove abbiamo detto che era un work in progress, che sarebbe andata avanti, infatti sta andando avanti. Avete trovato finanziamenti? Continuiamo a fare fatica, estrema fatica, però poi ne riparleremo quando è In finito. bocca al lupo. Sì, Se volete fare delle domande. dicevi poco fa che avete fatto il film Cresceranno i carciofi e il mongo da soli senza avere la distribuzione, senza avere la certezza. Mi puoi raccontare un pochino meglio com'è andata? È andata che un produttore inizialmente voleva metterci sopra dei soldi se avessimo cambiato il titolo, non l'avessimo fatto in bianco e nero e al posto di Valerio Mastandrea e Della Schiavo avessimo preso due attori, non è carino fare i nomi, due attori che allora Erano di moda. erano di moda e gli dicemmo di no e decidemmo di farlo solamente con i soldi appunto dell'articolo 28.
Siamo arrivati fino alla distribuzione, cioè fino alla fine al copia campione, senza avere ancora la distribuzione. Poi ci fu visto, grazie a Dio, da Verdone, che al quale piacque, che ne parlò, aveva il suo cinema, ne parlò con Cecchi Gori, che decise di prendere il film. Il film fu preso e uscì in pochissime copie, perché chiaramente era un film comunque acquistato da Cecchi Gori, non prodotto da Cecchi Gori, anche se insomma, allora l'azienda deve sempre forse difendere anche i film che sono costati di più e internamente prodotti, quindi, ma penso che il massimo di copie con cui sia stato in giro questo film furono 12, mi sembra, quando qui a Roma incassava allora 27 milioni a weekend, che era una cifra, stava con i primi incassi, insomma, come rapporto. Io rimango sempre con rammarico che se in quel momento si fosse deciso di portare normalmente, come normalmente si fa in questi casi, il film da 12 a 100-150 copie, visto che non è che incassava solo a Roma, ma anche a Bari in tutta Italia, dove andava, sarebbe stato un film che avrebbe avuto ancora più. Questo lo dico per la mia. Certo. No, Sì. certo, non fa così. Questo è, La insomma, distribuzione purtroppo distribuzione è il problema di molti film, Ma sicuramente. e non solo, perché poi appunto anche questi esordi, non il tuo, ma insomma Quanti ce ne sono di Tardini, esordi, sì, che non vedono proprio passano luce? anni, no, oppure anche No, Temi, che tantissimi non vedono proprio invecchiano, luce. invecchia tutto, Ma il invecchia un cinema, progetto, si certo. invecchia. Quindi no, questa situazione speriamo che invece migliori. Dura insomma la situazione e purtroppo non sta Sì, cambiando. ho questa sede, non è che siccome il pubblico, non so se è proprio di addetti ai lavori, eccetera, non vorrei stare a fare il solito pianto, anche se la situazione è veramente drammatica, ecco, quindi però Sì, no, cerchiamo anche tante volte ci si di essere, domanda insomma. perché gli esordi, i registi esordienti, tempo fa Moretti domandava al suo festival Bambini Belli, dice ma siete giovani, ma avete 35 anni, ma non siete giovani, perché un giovane Giovani esordiente vuol c'ha dire 18 35, anni, sì, certo, 19 come in un quando escono dalla scuola a paese, New York d'altra o parte se non all'estero. funziona un paese non funziona Quindi perché giovane a 40 debba anni o funzionare. fino a 50 se è un giovane autore, Vabbè, quello poi però lasciamo sono perdere, insomma. No. cose, quindi insomma Anche no, la classe senza politica fare. è uguale, una classe politica di giovani, i giovani sono No, è giovani a vero che 30, appunto veramente a il quell'età, 30 ricambio anni, insomma, non c'è. generazionale è durissimo, insomma, e in un paese dove non ci sono Ma risorse. anche perché qua non riesci mai ad arrivare a un'affermazione definitiva, tranne pochi casi, insomma. Quindi, cioè, ogni volta viene rimesso in discussione tutto. Ho visto anche autori che sono stati sull'onda per un certo periodo, un film meno riuscito, o che almeno si scontra con un film molto più forte che non viene dal nostro mercato e quindi in quel momento esce in un momento sbagliato e poi devono ricominciare da Che capo. non fanno Devo male. ricominciare da capo, anche perché a quest'età, se non sai fare questo mestiere, è meglio che lasci perdere invece, insomma, almeno tecnicamente, o come davvero non hai più nulla da dimostrare. Invece qua in Italia c'è ancora questo, insomma, con quest'età devi ancora stare a dimostrare di saper fare il tuo lavoro sempre e continuamente, questo è abbastanza deprimente. Il film in bianco e nero? Perché in bianco e nero, ha chiesto il signore. Perché il film è fatto in bianco e nero, se c'è un motivo particolare. Sì, ci sono diversi motivi per cui è fatto in bianco e nero. Il primo Stilistico. è perché sono daltonico, è Umano, allora. un umano, è proprio una carenza umana. Casomai. Il secondo è perché quando si ha un budget basso, questa è proprio una risposta sincera, e non è possibile intervenire su tutti i lati artistici, per esempio le scenografie, i costumi, cosa vuol dire per esempio una stanza, farla intonare al colore di una camicia di un attore o piuttosto un certo tipo di arredamento, non si può intervenire, lavorare sul colore come si dovrebbe naturalmente, perché l'immagine è immagine, accostamento, accoppiamento, ricchezza. È quello, ciò che vedi.
In quel caso abbiamo deciso di fare necessità virtù, lavorando, preferito un ottimo bianco e nero, anche se qua non so, è passato un po' di tempo e poi i film in bianco e nero hanno un problema ormai con i nostri proiettori perché hanno un'emulsione più alta e vengono un po' mangiati. Comunque è stato preferibile lavorare su un bianco e nero e quindi lavorare sulle tonalità di neri e di grigi, piuttosto che fare un film che apparentemente potesse sembrare sciatto perché non avevamo i mezzi per poter intervenire completamente sulle scenografie. Quindi a quel punto si è fatto questo discorso, che, e poi chiaramente perché è ambizione di tutti fare un film in bianco e nero, almeno a me piace moltissimo il bianco e nero. Però non voleva essere un vezzo solamente artistico, ecco. Poi una commedia in bianco e nero funziona, insomma, il problema è sempre lì, se c'è ritmo, se la storia c'è, che sia in bianco e nero, a colori o come sia, conta poco, a meno che non sia appunto fatto semplicemente per voler stupire o per differenziarsi, cioè fine a se stesso, ecco. Senti, se non ci sono domande, io ti volevo chiedere invece degli attori, perché gli ottimi sembra che fosse proprio agli esordi, mentre Mastandrea, sì, al cinema meno, però già comunque insomma, era molto ambito all'epoca. Mastandrea, che ne sappia io, in quel periodo era dal Costanzo Show, insomma, Ah, era ancora era lì. quella zona lì, cioè proprio di film veri e propri, non mi ricordo che ne avesse fatti. E tu ti sei trovato bene a dirigerlo? Sì, ho solo il rammarico che non abbia continuato completamente a fare il comico, perché in Ah, nella Italia, sua carriera, nella stai sua parlando di carriera, lui? sì, no, nel mio rapporto di lavoro il primo film fu perfetto, c'era un grande entusiasmo, ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto un grosso lavoro di preparazione del film, perché anche lì quando il budget è poco non hai molto tempo per le riprese, quindi ho lavorato moltissimo in teatro con loro, questo comunque lo faccio sempre prima di qualunque film. Con gli attori lavoriamo un mese e mezzo prima in teatro, in cui durante questo periodo oltre a studiare la parte, viene riscritta la parte, se la devono sentire addosso, si conoscono tra di loro, si scandagliano meglio i Si personaggi sente infatti e una poi grande lavoro, insomma, io sintonia. riesco così a dirgli prima tutto ciò che non mi piace, ciò che vorrei dall'attore, mentre sul set invece si è sempre presi da tanti altri tempi che ti pressano, quindi arrivare lì preparati, E si sente, come dire. dico, dietro una grande sintonia e una grande Sì, partecipazione emotiva. Valerio poi è un attore che va lasciato un po' anche all'interno di quello che è la sceneggiatura, che questa è una sceneggiatura tutta scritta, c'è cioè improvvisazione, però gli va lasciata un po' di briglia sciolta, quindi che dà il meglio di sé secondo me, perché lui è proprio questa caratteristica, tempi comici. E mi dispiace appunto che non abbia continuato completamente in quella direzione, perché sono pochi gli attori che hanno questa dote, questa virtù. E in Italia forse viene considerato anche quello Una cosa l'essere comici minore. una cosa un po' minore rispetto all'attore drammatico, rispetto all'attore serio. Invece secondo me è un dono di Dio proprio chi ce l'ha, dovrebbe valorizzarlo al massimo. Sì, qui è Questo, sono veramente. mozartiani, questo proprio dovrebbe. No, infatti dico qui, per quanto piccola la sua parte, tra l'altro io la ricordavo ancora minore, invece poi c'è No, è un coprimario Lorenzo, sì, totale, e insomma. poi è molto molto divertente. Coprotagonista, posso dire, totalmente, sì. Allora, io volevo sapere come, non convinto, come siete riusciti ad avere Chiambretti come voce fuori campo, cioè come l'avete coinvolto? Ma inizialmente il film avevamo pensato con Francesco, con il quale ha co-sceneggiato e anche insomma, un po' ideato insieme questo film, come dico, è nato all'interno di un laboratorio che è la nostra società. Una voce molto più professorale, molto più trombonesca, molto più Austera. seria, austera per la voce del libro. Perché doveva, ecco, dare questa impronta di serietà, anche se proprio doveva essere a contrasto. L'idea è venuta perché a un certo punto ci siamo resi conto che non funzionava, perché appiattiva e rendeva fragile
tutta la storia, era era banale. Quindi si è cercato di trovare qualcuno che fosse vitale, invece dare l'idea del libro come non più come un professore, ma come un imbonitore televisivo, quindi come la pubblicità che ti stordisce. Quindi questa parlantina veloce, e Chiambretti era la persona giusta. Poi lui è stato molto carino perché è lui che ci ha dato l'idea dei tamburi, che in qualche maniera sottolineavano ancora di più questo incalzare, questo volerti rimbecillire con le chiacchiere, vendere a tutti i costi il prodotto, anche se è chiaramente una bufala, come questo libro totalmente. Infatti l'idea è quella, qualunque prodotto ti viene venduto, è una bufala, tanto più viene pubblicizzato, insomma, in questo caso, poi è proprio evidente, succede sempre il contrario di quello che dice il libro. E quindi siamo arrivati a Chiambretti, forse l'abbiamo trovato in un momento particolarmente suo di buono, perché è una persona particolarmente difficile, ma è stato estremamente disponibile. Siamo andati su a Torino in una serata, l'abbiamo addirittura inciso dentro al suo, un suo studio, questa, tutta la voce di seguito. E insieme abbiamo rivisto dei ritocchi, quindi rimettendo a posto anche il testo, togliendole tutto ciò che c'era di trombonesco, appunto, da vecchio professore che ti insegna. Lui ha avuto anche una parte, diciamo, importante nel trovare alcuni snodi del suo modo di parlare, insomma, l'ha fatto suo, insomma, diciamo, questa cosa. Quindi è stato anche autore un po' diventato di questo Lopez, si è messo molto addosso, insomma. Ma quindi, ce l'ha rigirata un po' anche. Quindi lui è stato coinvolto a film fatto? Certo, sì. Come dico, avevamo già registrato un'altra voce, avevamo fatto diversi tentativi e non ci convincevano, quindi abbiamo deciso di cambiarla e trovare un'altra chiave. No, che poi anche questa cosa invece si sposa molto bene col senso del film, perché forse una voce più cattedratica avrebbe, non dico dato credito al manuale, che comunque era quello che era. No, quello non poteva succedere perché succede puntualmente il contrario. Però quindi invece a sottolineare comunque appunto la sincerità, l'onestà, la perseveranza poi nel giusto, no? In qualche modo, e invece il contrasto con questo... Sì, lui è totalmente folle, poi è stato le cose che sono... E poi è vero che dà comunque un ritmo al film. Già ce l'ha. Infatti è servito anche per ridare ritmo al montaggio, delle cose le ho ricambiate dopo questa voce, perché chiaramente dà un ritmo diverso. Perché comunque come montaggio era già previsto in sceneggiatura, sì, questa scansione. Sì, molto veloce, molto veloce. Che poi sei stato precursore... Hai dei manuali d'amore e di tutte i film appunto che prendono le mosse da un manuale. Insomma, era una battuta, nel senso che invece questo, anzi, come prototipo, è proprio prendere le distanze esattamente da questo. Sì, ci siamo ispirati anche noi, chiaramente, perché bisogna, non è che le idee nascono, ecco, il mondo è un mondo di cui circola il pensiero, le idee sono nell'aria, si vede, chiunque ami il cinema guarda molto cinema, quindi noi sicuramente a Clerks, più che tra l'altro è citato anche con un manifesto, ma anche come formula produttiva ci siamo ispirati, più che nel racconto, che volevamo che rimanesse un racconto italiano, poi, però lì c'è stata sicuramente un'ispirazione sia nel ritmo del racconto, anche lì, se non sbaglio, era in bianco e nero. C'erano, insomma, diverse cose che ci hanno fatto venire in mente di come si poteva realizzare un film. E poi anche quello era un piccolo film che invece poi ha avuto bene, proprio un passaparola. Sì. Commessi. Innanzitutto vorrei ringraziarlo perché il film è fresco, carino e positivo. Questo mi fa particolarmente piacere dopo tanti anni che sia ancora fresco. No, e poi a me, io sono un amante del bianco e nero, perciò mi trovo che è più incisivo, più diretto. E poi mi ha ricordato però il film pure di Salvatori, quello che ha fatto crescere il Gabbana d'Antonio, gli aranci in Africa, lo stesso, in questo spirito dei giovani, no? Pre-77 credo che fosse, dopo, e mi ha ricordato quello lì. E comunque Marrakesh Express cercavano l'acqua. All'acqua, sì. Beh, no, per far crescere gli qualche cosa, sì, sì, poi anche lì positivo ci riesce, insomma, no? E no, non mi ricordo, comunque, insomma, ho pensato a quel film.
E poi un'altra cosa che mi ha colpito è, vabbè, è quel discorso della crisi del manovale, che uno che tutti i giorni che si fa, che si vogliono rifare, crearsi la personalità attraverso qualcuno che glielo insegna, insomma, no? E là, ecco, la cosa che quella, la segretaria che gli dice tutti i difetti o i pregi del vice direttore, che era uno non avrebbe capito niente, perché lui fa tutta la generosità verso il figlio di puttana dell'amico, ma però quello invece poi premia e dà il posto all'altro. Ecco, sì, infatti non è che i manager siano sempre fessi, insomma, quindi... Come l'aveva presentato la segretaria. Sì, sì. No, comunque è molto carino, molto è bello, mi è piaciuto tanto e spero che avrà successo adesso. Adesso ormai è riuscito in DVD adesso, questo è una cosa bizzarra dopo tanto tempo, non è ancora uscito in DVD. Qua c'era anche un altro discorso che ci faceva sorridere, quello che mentre tutto... Aspetta, se no non si sente. Non aveva riconosciuto la voce? No. Un'altra cosa che ci divertiva allora era questo, cioè che mentre si parlava del grande afflusso dall'Africa o dall'Asia di persone verso l'Italia, cioè praticamente i grandi spostamenti dovuti alla ricerca di lavoro dal terzo mondo cosiddetto verso i paesi più ricchi e industrializzati, verso il quarto, la storia raccontava di come un italiano per trovare l'odore era costretto ad andare a fare percorso inverso. Poi non so se la cosa si è capita molto, perché mancano dei sottotitoli, non so perché qua in questa copia le ultime frasi di Liotti che diceva siamo felici di annunciare la nascita del primo carciofo africano, perché in Africa i carciofi non esistono, quindi un po' non esistono, non nascono, non sono coltivati. Quindi è un po' l'idea questa anche di un'utopia, insomma, sì, certo. Anche l'identità. Vabbè, si coglie lo stesso. Va bene, così, piccola. Piccola. Grazie. Thank you.